There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. Uno scontro diretto, una partita che sa di campionato, questa tra Palestrina e Ardea. Si gioca al Florida Sporting Club di Ardea e le squadre si stanno schierando in campo in questo momento in una cornice di pubblico davvero infuocata. E si comincia! Il pallone riesce a farlo girare in zona centrale. Attenzione a Celletti che calcia! E c'è la rete di Dell'Orco! Sempre lui! Trova la rete dell'1-0! Finisce qui il primo tempo, infatti 1-0 per il Palestrina, in questo momento avanti in casa dell'Ardea. E si riparte con il secondo tempo. E via il passaggio di Zanobbi, però ancora adesso l'Ardea prova a salire, c'è Nicola, la palla per Zanobbi che calcia! Sorpreso Celletti ed è 1-1! Al quinto minuto del secondo tempo l'Ardea trova il pareggio. Attenzione a Proietti che perde il pallone, c'è il tiro di Celletti e c'è il 2-1 per lo Sporting Club Palestrina sulla palla recuperata dal portiere di movimento. Si riparte, attenzione però, attenzione per Valenza! C'è la rete! Incredibile! Segna il Palestrina, segna l'Ardea, succede di tutto, incredibile! Ma non c'è più tempo, finisce qui una partita pazzesca, pazzesca partita tra Ardea e Palestrina, un punto a testa. Ma è successo veramente di tutto! Guarda, sicuramente un risultato
Finale ci penalizza perché noi avevamo un solo risultato, stando 2 punti dietro a loro. È stata una bella partita, magari il primo tempo forse l'abbiamo lasciato un po' troppo a loro l'iniziativa e il secondo poi non siamo riusciti a ribaltarla completamente. Diciamo che c'è rammarico per come è avvenuto. Se poi andiamo a vedere il risultato, il pareggio è giusto e i meriti vanno all'Ardea che è riuscita a restare in gara e prendere gol ti fa capire una squadra di carattere che non ha mollato un centimetro e prendere gol a 10 secondi alla fine, rifarlo dopo, perché comunque è stato rifatto con volontà, una bella imbucata, ti fa capire che è una squadra di carattere, quindi innanzitutto i complimenti vanno all'Ardea. Noi ci prendiamo il pari, sapevamo di avere 2 risultati su 3, quindi abbiamo fatto la gara anche per questo, anche se non ti nascondo che eravamo venuti per vincerla, puoi vedere abbiamo messo il portiere di movimento appena preso l'1-1, siamo una squadra giovane, l'abbiamo un po' pagato, forse io ho chiesto il cambio, non ce la facevo più dopo la corsa per risultare, però è giusto, secondo me va dato atto, l'equilibrio, il pareggio è giusto, come è giusto che comunque siamo lì dalla prima giornata primi, quindi ci faremo queste 2 finali con cuore e passione per una società che comunque ci crede, ha investito i tifosi, il settore giovanile, i ragazzi, parecchi giovani che sono la prima esperienza, me e Marco Genovesi siamo i più vecchi, questi tutti ragazzi di 20 anni, 22 anni, ecco, era più per loro la gioia della vittoria stasera che sinceramente per me. Ma noi eravamo matematici, matematicamente avevamo raggiunto i playoff prima di questa partita. E, vediamo se ce li dovremmo giocare, che non riusciremo a vincere la Coppa, ci giocheremo i playoff e cercheremo di fare il massimo. È comunque una stagione, siamo arrivati in fondo a tutto, poi purtroppo il risultato le cambia in un verso o nell'altro.